Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi è domenica e, data di registrazione di questo video, in modo molto sintetico vorrei raccontarvi la giornata di ieri, sabato 12 novembre, al Milano High Fidelity 2022. Giornata che ho vissuto teneramente, in dolcezza, con gli amici che ho conosciuto grazie al canale. Grazie di avermi accompagnato in quella fantastica giornata, mi sono divertito un sacco, è stato veramente bello chiacchierare con voi dalla mattina alla sera. Vi voglio un fracco di bene, fossimo più vicini, mannaggia, fossimo più vicini, abitassimo più vicini, sarebbe tutto più meraviglioso, ma vabbè, c'est la vie. Ma volevo raccontare un po' a voi tutti che non eravate con me ieri, la giornata di, indovinate un po', di ieri al Milano High Fidelity, fin dalla mattina fino alla sera. La sera ci siamo poi sparati all'Arcadia in sala energia in Dolby Atmos italiano, traccia che scomparirà su disco, Black Panther 2, il seguito di Black Panther. Quindi alla fine del video ho fatto qualche ripresa qua e là, anche durante la fiera c'era una ressa di gente che non finiva più, insomma ho fatto qualche inquadratura qua e là, quindi non aspettatevi interviste o altro. È un po' il recap di quello che abbiamo vissuto ieri, qualche inquadratura, spero carina, spero che sia venuta bene, fino alla sera con Wakanda Forever, Wakanda Forever. E poi siamo andati anche a farci una pizzata lì vicino, insomma sono tornato alle 2:00 di notte, sveglia alle 8:00 per montare il video di Ammazza Vampiri, perché è arrivato il disco di Extra, quindi ho visto gli Extra stamattina e dovevo montare anche il video di Ammazza Vampiri. Avere un canale porta via tanto tempo. Ma partiamo con il mini corto della giornata di ieri a Milano High Fidelity. Buona visione, ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti ragazzi, konnichiwa, buongiorno a tutti, sono le ore 7:10 di mattina, siamo nella mia macchinina perché stiamo andando, cioè sto andando a recuperare Alberto e Francesco che verranno con me al Milano High Fidelity. 2022 è un evento a cui io non ho mai assistito, è la mia prima volta, allusioni, e là incontreremo anche altri amici, spero anche di incontrare durante questo filmato anche qualcuno di voi, speriamo. E adesso mi accingo a prendere l'autostrada e andiamo a recuperare Alberto e Francesco, quindi noi ci rivediamo dopo. Vedi Atreio, questo è il nulla. Basta, basta. La domanda che mi ha fatto non è stata affatto una domanda scena, è stata molto... No, che sono le 7:30 e già parliamo di tracce audio, di DSH, di master audio. Ma è la mia macchina questa, sì, non mi ricordo. A few moments later. Ciao. Ok, io oggi faccio il video, però chi racconta è lui. Lui dirà, lui dirà tutti i dettagli. Per me è tutto nuovo, come ripeto siamo verginelli, io sono verginello, ma lui... Ma come è verginello? Sono stato. Ma io sto parlando di audiovideo, comunque. Dove vai? Dove scappi? Che qua a Milano è contorta, dove scappi? Comunque lui è Francesco, il canale da domani lo gestisce lui. Raga, ma è un problema, ci aspettiamo. Thank you.
Venire sabato prossimo alla fine, il problema è che la prima che lo fa non è sul posto, quindi se non si sentiva si può comunicare. A few moments later. La fiera è finita, ci siamo divertiti molto, anche se molta roba, non ridete, devo fare il video, molta roba di hi-fi, cose che solo Francesco sapeva, io boh, te Marco ne hai capito qualcosa? Ho capito che non ne capisco. Tu volevi il Panasonic e basta. Io ero andato soltanto per vedere e rubare il Panasonic. E levarlo, ma nessuno mi ha aiutato. Ci hanno beccato subito, quindi abbiamo lasciato stare subito. E adesso però siamo all'Arcadia a vedere Black Panther in Atmos. È abbastanza grosso. No, guarda, è una palazzina. Sì. Comunque, finito Black Panther, qua ho incontrato un altro follower, grandissima persona, Lorenzo. Ti è piaciuto Black Panther? Manco a me. No. Molte problematiche sul video, traccia abbastanza piatta, e poi trama piatta. Sufficiente. Video piatto, tutto piatto. Lo schermo era piatto, anche le poltrone piatte, tutto piatto. Tutto piatto, anche la terra piatta. Terra piattisti. Ragazzi, fine del video, vi saluto con Lorenzo e la truppa qua. Salutate il canale.
Ciao. Ciao canale. Ciao canale. Che entusiasmo, cazzo. Sapete che vi ho pagato. Ed eccoci alla fine del video. Allora, pensieri finali sulla giornata di ieri. Innanzitutto grazie a tutti che siamo stati insieme, anche Marco, un altro caro amico, è arrivato su da Roma col treno e ha dormito lì in albergo apposta per stare con noi, ripartiva stamattina, quindi grazie di esserti fatto tutto sto viaggio per stare noi una giornata che è passata troppo velocemente. Grazie davvero a tutti. Poi lì alla fiera abbiamo avuto modo di vedere la presentazione presentata da Gianluca Di Felice di HD Blog, è stata molto interessante, sui nuovi prodotti della Technics. Non ci sto dietro sui vinili, altoparlanti, Technics, insomma roba musicale, non ci sto dietro, però è stata interessante. Insomma, guardare tutta la fiera, che era molto sul musicale, è stato molto interessante per me, un evento a cui non ero mai stato, quindi era tutto nuovo, ero verginello ieri, ed è andata bene. Però è stato molto bello. Poi ho avuto modo anche di incontrare Davide Fasola di HD Blog, è un grande, bravissimo, simpaticissimo, è stato un piacere conoscerti. Insomma, com'è andata la fiera? Per un neofita come me di musica, di altoparlante, insomma, è stata interessante. C'era una ressa di gente e per farsi un'idea su altoparlanti o altro non è il posto adatto. Insomma, vai, ti fai un giro, poi se sei davvero curioso, io penso che tu andrai nei negozi di quegli espositori o ti andrai a informare da altre parti, perché non tutta quella gente, insomma, anche nelle stanzette al piano di sopra dove facevano ascoltare altri altoparlanti, eccetera, c'era così casino che non puoi farti un'idea di quello che stai sentendo, cioè non puoi assolutamente, però davvero un casino, però bello, perché eravamo tanti appassionati. Vabbè, io sono più sull'home theater, a me piace più l'home theater che l'ascolto di musica, però era bello che c'erano così tanti appassionati di una stessa cosa, tutti insieme lì che spulciavano vinili, CD musicali, provavano cuffie, ho provato anch'io delle cuffie ieri, sempre dettate da Francesco, mi fa di ascoltare queste, le Valkyriad della Spirit di Torino. Insomma, ho messo sulla testa delle cuffie da 12.000 euro e sì, Moreno approva per quella canzone che ho sentito. Io vorrei sentire il mio genere musicale, altra roba che ascolto io, con quelle cuffie, però ho provato sia quelle che quelle ultra leggere da 1000 euro costano, cosa che io non comprerò mai, delle cuffie così costose, non è quello che piace a me, non è quello che mi interessa, però devo dire che insomma si sente che sono delle belle cuffie. E anzi, ne ho provate un altro al piano di sotto di cui non ricordo il nome, e quelle anche sembra che costassero, non mi ricordo i modelli, mi ha detto il prezzo, mi sembra sui 5.000 euro quelle cuffie. E a me sono piaciute di più quelle da 1000 euro su, magari va anche un po' a gusti uditivi personali. Però bella esperienza, bella fiera, poco home theater, sull'home theater c'era solo una cosa, audio quality, al piano di sotto, ci eravamo prenotati per le ore 14, hanno fatto una presentazione, un po' di pezzi di film, tra cui The Conjuring 3, Sing 2, la demo della Dolby, quella della Dolby Atmos / Dolby Vision, con il loro proiettore in HDR, dopo dirò un'altra curiosità, e un parere su quella presentazione di varie demo. Io avrei abbassato un pochino perché dava fastidio quel volume alto, deve essere un piacere l'ascolto, anche un volume alto e potente con gli altoparlanti che avevano loro della Aura, se io faccio schifo con la memoria, però è stato bello, ma io avrei abbassato un pochino il volume, era troppo lì dentro, era troppo, insomma c'erano delle sale sopra più grandi, secondo me andavano meglio, era veramente, cioè no. Cioè un film di un'ora e mezza, due ore, magari d'azione, c'era anche la scena di 007, l'ultimo film con tutti i proiettili, è una scena spettacolare, cium, bellissima, cioè era, ogni sparo era una piccola coltellata, insomma deve essere piacevole la visione, però capisco la fiera, l'evento,
non era tutto perfetto, capisco, insomma, però mi è piaciuto anche perché c'era sempre gente ad ogni ora di prenotazione, quindi è una cosa che interessava. Mi piacerebbe personalmente a me un qualcosa di più sull'Home Theater, ma non sto giudicando, a me piace di più l'Home Theater, quindi sono più con l'Home Theater, mi piacerebbe sentire più roba dell'Home Theater e vedere più cose dedicate all'Home Theater, proprio per imparare, perché se io non vedo, non sono curioso e non imparo niente. Però finita la giornata lì siamo andati, brevemente vi riassumo tutto, siamo andati all'Arcadia, lì poi dopo ci hanno raggiunto altri amici, Wakanda, c'erano anche due persone con noi che non erano mai state in sala energia lì all'Arcadia, Melzo, video, bisogna passare all'HDR, a me non mi è, cioè vedere un film è bello all'Arcadia, tutto quello che vuoi, però come impatto bisogna passare all'HDR, cioè è lo step da fare, bisogna abilitare sto HDR anche al cinema perché a me non mi piace, cioè è troppo diverso da casa, deve fare uno step successivo, non solo l'Arcadia, io parlo di tutti, bisogna vedere l'HDR anche al cinema, questo è il mio parere, però il film sufficiente. Io ho letto che di nuovo dicevano capolavoro, per me è stato sufficiente, delle parti mi sono piaciucchiate, sappiamo che il protagonista è mancato, quindi hanno rifatto la sceneggiatura, ovviamente senza di lui, anche commovente in molte scene, non mi è dispiaciuto, però io da ragazzino, perché io mi rifarei adesso la maratona dal primo Iron Man, io dal primo Iron Man fino agli ultimi Avengers, io me li sparerei di nuovo tutti da capo, proprio in sequenza di trama uno con l'altro. Io gli ultimi prodotti della Marvel, io mi sento di dire basta, stoppatevi. Lo so che oramai è soldi, quindi andrete avanti all'infinito, ma per me non ha più la magia iniziale. E non penso perché sono cresciuto io, sono cambiato io, perché a me, se c'è un film di supereroi, a me piace. Però è troppa roba, troppi prodotti e anche prodotti cinematografici che si avvicinano troppo alla qualità delle serie TV e serie TV che si avvicinano al prodotto cinematografico, quindi ci deve essere lo stacco, se no se è tutto uguale, come riprese, come effetti speciali, anche effetti speciali, c'erano di quelle inquadrature su Wakanda che su Black Panther 2 che mamma mia, gli sfondi sfocati, fuori, cioè degli effetti speciali. Ogni tanto davvero ho rabbrividito, però si lascia vedere, ovviamente andremo tutti a vederlo e loro vedono che la gente va tutti a vederlo e continueranno ancora, senza capire che, secondo il mio parere, è ora di fermarsi, ragionare bene e partire da un'altra strada, perché per me è molto stanca la Marvel adesso, però questo è il mio modesto parere. La visione è stata buona, assolutamente. L'Arcade, il Master è 2K, sì, 2K di Black Panther. Serve l'HDR al cinema. Questo è il mio modesto parere, cioè non posso essere più sorpreso da varie clip demo nella sala lì di audio quality in HDR che non all'Arcadia come impatto. Serve l'HDR al cinema, poi anche la traccia italiana Atmos, cioè sentendolo lì all'Arcadia so già come più o meno sarà a casa, non la nostra, l'Atmos inglese, da lì anche la nostra che sicuramente sarà Dolby Digital Plus 7.1, non una traccia eccezionale, i due ragazzi che erano con noi che non avevano mai provato la sala, gliel'abbiamo detto tutti, non è stata la traccia migliore da sentire all'Arcadia. Certo che si sente bene, ma non era un mix spettacolare. Non era un mix spettacolare, quindi un po' di delusione. Comunque, Wakanda o Marvel andranno avanti all'infinito. Bisogna tenerli così. Però per me la qualità è proprio scesa. Può piacere il film, ma se io penso al passato, io una maratona con le ultime serie, con gli ultimi prodotti, i film che hanno fatto, a me non interessa assolutamente, cioè non avete visto, non ho preso Doctor Strange, non ho preso Thor in 4K, non comprerò Black Panther 2, perché non mi interessa averli nella collezione, non sono più così sfegatato dei Marvel, sono contento di avere i vecchi Marvel, ma i nuovi per me possono rimanere lì. Se ho voglia di vederli me li guardo sul Disney Plus, ma non perché non voglio la qualità, ma proprio perché non mi
Boh, non mi interessa più. E non sono io, perché a me piacciono i film di supereroi, non ci do così contro come Tarantino, però per me basta, stop. E comunque la giornata è finita qui. Spero che vi sia piaciuto questo video, un po' recap della giornata di ieri. E boh, la chiudo qui. Quindi, grazie di essere venuti con me ieri a Milano e al cinema. Grazie di avermi seguito qui adesso. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Quindi, sayonara a tutti e bye bye.